Salve, sono Ionita Geri, sono un'artista albanese che ormai vivo in Italia da 17 anni. Finalmente dopo 16 anni in Italia sono riuscita ad avere la cittadinanza italiana e quindi è lì che è stato il momento che volevo fare un progetto che parlava proprio sul confine. Non volevo fare un progetto che parlava in modo semplice solo della mia rivincita personale nell'avere un documento che poteva darmi tante più possibilità o diritti, come una di quelle che è il diritto al voto. Volevo fare invece un progetto che parlava invece delle persone in generale, perché sono tante persone che aspettano un foglio di carta per poter votare in Italia o anche in tanti altri posti del mondo. Allora, ho fatto questa razzo dove con fili intrecciati ho scritto la parola polites, perché sono voluta andare nell'origine della parola politica che viene dal polis, città e cittadino. Allora, per me è importante pensare a un mondo dove i confini siano un punto di intreccio e di incontro tra le persone, perché invece i confini sono quasi un punto di divieto, ma solamente per i poveri. Invece per quanto riguarda l'economia, il business, per quanto riguarda il passaggio delle armi, delle materie prime o dei ricchi, i confini è come se non ci fossero. Quindi il pensare il confine come punto di incontro, che parto dall'idea del confine politico che è quello messo tra i paesi, però poi andiamo anche nel confine personale, perché c'è un limite personale della persona, un confine mentale che noi mettiamo. Molto spesso il confine diventa anche la porta di casa che ci divide tra il vicino, quando invece dovrebbe essere la porta che si apre e si incontra l'altro. Quindi per questo ho realizzato anche la razza con le trecce, perché è un intreccio, i confini dovrebbero essere punti di intreccio. Allora, invito le persone a partecipare nel workshop. L'ho iniziato il progetto quasi 2 anni fa, e praticamente l'ho iniziato in Sicilia dove vivo, ormai vivo un po' Sicilia, un po' Genova. E invito le persone a mettere le mani, questo perché quando noi passiamo da un paese all'altro dobbiamo dare un documento, che il documento è un'impronta digitale praticamente. Invece mettendo la mano, questa impronta digitale si trasforma nella semplice impronta della mano, che poi una volta che facciamo tutte queste mani con fili dorati intrecciati con altri colori sono tutti uguali. Quindi tra le mani non c'è più differenza, c'è uguaglianza. La cosa che cambia è che il filo dorato è intrecciato con un altro filo di colore. Sono colori diversi perché ognuno di noi è diverso in un modo nell'essere speciale, quindi nell'essere ognuno di noi è speciale in se stesso, però il filo dorato che unisce a tutti, perché i diritti invece dovrebbero essere uguali per tutti e non come sono. Le persone che condividono il pensiero mettono la mano, così diventa un messaggio che lo diamo tutti insieme.